Una bomba d'acqua in piena regola è quella che si è abbattuta ieri sera intorno alle 20 su Civitavecchia, ma che non ha portato con sé conseguenze serie, visto che la situazione è tornata rapidamente alla normalità, nonostante si siano registrati i classici allagamenti, in particolare su Viale Garibaldi e negli avvallamenti delle strade cittadine, per esempio a Viale Lazio. Per la precisione, in un'ora e mezza di intense precipitazioni, sono caduti a terra 28,8 mm di acqua, quantitativo enorme rispetto alle consuete piogge alle quali eravamo abituati. Non una novità, visto che sempre più frequentemente abbiamo a che fare con condizioni meteo che sembrano sempre più vicine a quelle dei paesi tropicali che a quelle tipiche dell'Italia fino a qualche anno fa, sebbene al momento risultino caduti in città 28,8 mm di pioggia nella sola giornata odierna, scrivevano ieri dalla Protezione Civile sul canale Telegram Emergenze Civitavecchia, non sono state segnalate forti criticità. Alcune squadre sono attualmente in ricognizione sul territorio cittadino per verificare lo stato di percorribilità delle strade. Il coordinatore della Protezione Civile di Civitavecchia, Valentino Arillo, aggiunge che proprio in queste ore sono in corso delle valutazioni, con la collaborazione degli uffici comunali, per approfondire alcuni aspetti circa la possibilità di ulteriori miglioramenti da mettere in atto per permettere all'acqua di fluire verso mare ed evitare anche momentanei allagamenti. L'allagamento di Viale Garibaldi è rientrato dopo circa un'ora, il tempo necessario affinché l'acqua potesse scendere nelle caditoie. Nonostante l'impressionante mole di acqua caduta sulla città, quindi, che ha costretto alcuni automobilisti che si trovavano a transitare al viale a fare inversione di marcia o ad accostare con le quattro frecce al centro di piscine naturali che si sono create nei momenti della bomba d'acqua, non ci sono state criticità particolari. Poniamo sempre attenzione alle caditoie di Viale Garibaldi, ha spiegato Lungarini, e non ci risulta nulla di anomalo. Anzi, è filato tutto liscio, anche rispetto a quello che si registrava negli anni passati, quando l'acqua rimaneva lì fino al giorno successivo. Anche il lavoro dei vigili del fuoco si è limitato ad alcuni interventi per allagamenti su strada, ma nulla di riconducibile a situazioni emergenziali.